Violenti e mercanti di morte non vinceranno. Duro monito del cardinale di Napoli Sepe nel giorno del miracolo di San Gennaro. Il sangue del santo, annunciato Sepe, era già sciolto quando l'ho prelevato dalla teca. Caserta, record per la Reggia. In un anno 650.000 visitatori con un aumento del 30% in più rispetto al 2015. Felicori annuncia orgogliosi del lavoro, ma siamo solo all'inizio. Tiziana, parti del video ancora su YouTube. Non sono state ancora cancellate le immagini della giovane di Casalnuovo che si è uccisa per la vergogna. Il perito nominato dalla procura già al lavoro su computer e telefono dell'ex fidanzato. Maltempo, paura e danni a Monte di Procida. 4 abitazioni sgomberate ed è stata chiusa al traffico via salita a Torre Gaveta per lo smottamento avvenuto oggi dopo il forte temporale che si è abbattuto sulla zona. Il cedimento del costone ha riguardato un fronte di 30-40 metri. Mastella, debiti, cose da galera. Il sindaco di Benevento attacca le passate amministrazioni sulle situazioni finanziarie che ha ereditato. Così, ha detto l'ex ministro, sarà difficile evitare il dissesto. San Matteo, fuochi salvi grazie ai commercianti. Quest'anno i salernitani non saranno costretti a rinunciare allo spettacolo pirotecnico in onore del patrono. Portatori e negozianti hanno raccolto i fondi necessari, sostituendosi al comune. Buonasera, come avete sentito questi erano i nostri titoli, nuova edizione in diretta del telegiornale di 8 Channel News. Partiamo da Napoli, partiamo da San Gennaro che ripete il miracolo. San Gennaro protettore non solo di Napoli ma di tutta la regione Campania, come dice il cardinale Sepe dall'altare. Ecco appunto, Sepe parla di disuguaglianze sociali nella sua omelia, vera piaga dei nostri tempi, e ribadisce la necessità di lottare contro la camorra che porta solo morte. Sentiamo. Il bello annuncio, il grande annuncio e in un periodo di grandi incertezze sociali ed economiche, il prodigio di San Gennaro resta una garanzia, un porto sicuro per migliaia di fedeli napoletani che guardano a quell'ampolla come all'oracolo di Delfi. Il sangue del santo patrono era già sciolto quando il cardinale Sepe questa mattina ha aperto la cassaforte al Duomo. Alle 10.38 l'annuncio, sull'altare si è visto sventolare il fazzoletto bianco e la folla di fedeli si è sciolta in un lungo applauso. Il miracolo si è ripetuto, per il cardinale è stata l'occasione per ricordare che è la mancanza di lavoro la piaga più grave e causa principale delle diseguaglianze sociali. Ha accennato alle saracinesche chiuse dei negozi e ha detto la Chiesa di Napoli si sente fortemente interpellata a calarsi nella realtà della sua gente che sta vivendo un momento difficile. Ma nella sua omelia c'è spazio anche per i mercanti di morte. I professionisti della violenza non vinceranno sulla dignità e la pace, ha detto Sepe. Alla cerimonia anche il sindaco De Magistris. Ma San Gennaro è patrono di tutta la Campania, ha aggiunto il cardinale. Saluto perciò il grande presidente della regione. De Luca, che da 3 anni non va ai festeggiamenti per San Matteo nella sua Salerno, ha sorriso seduto in prima fila. San Gennaro può essere considerato il santo dei record, è il santo più venerato al mondo, inoltre i suoi beni appartengono al popolo e non alla Chiesa. Il suo tesoro, frutto delle donazioni dei napoletani e dei regnanti di tutta Europa, è uno dei più ricchi al mondo. Il suo valore supera di gran lunga quello della casa reale inglese e degli zar di Russia. Ben note ai napoletani le vicende che hanno visto contrapporsi curia, ministero e deputazione proprio negli ultimi tempi per la gestione delle preziose reliquie. Faccia gialla, come bonariamente viene chiamato il santo, è più che una semplice icona religiosa. San Gennaro è Napoli, dicono i fedeli. Non disperdiamo questo patrimonio. Gioia, lacrime e commozione sul sagrato del Duomo di Napoli, appunto dopo il miracolo, fra i presenti volti noti e chi chiede a San Gennaro il miracolo dello scudetto. Per noi sul posto, Rocco Fatibene. Il sangue di San Gennaro si è sciolto, il miracolo è avvenuto, come accade ogni anno nel giorno della celebrazione della festività del patrono partenopeo. Un prodigio salutato dallo sventolio di fazzoletti bianchi, da lacrime e commozione. A Napoli è festa grande per migliaia di devoti accorsi in via Duomo. Una cosa meravigliosa.
tutti in tutte le maniere cercano di partecipare, di rendere onore a questo santo che è il nostro protettore, è quello a cui noi ci affidiamo specie in alcuni momenti difficili. San Gennaro ha aiutato tutte le figlie e mamme. Io vengo da qua a Via Duomo, tenevo 7 anni e non manco mai, perché per me San Gennaro è una festa bellissima, perché ho padrone in Napoli e non ci ho potuto scordare. Ho visto una chiesa composta, gente molto più credente e meno superstiziosa di quanto mi immaginavo. Cosa chiede a San Gennaro? La salute e poi la pace per tutti. Fuori la cattedrale anche tanti volti noti televisivi, in particolare giornalisti affermati come Cecchi Paone e Marino Bartoletti. È la prima volta, devo dire che sono molto contento e anche un po' emozionato, sinceramente. È una partecipazione sincera e genuina, e direi quasi ai limiti della commozione. Non manca poi chi a San Gennaro chiede un'intercessione di natura calcistica. San Gennaro il miracolo l'ha fatto oggi, però l'ha fatto anche ieri con la Napoli capolista di Serie A. San Gennaro stamattina si è svegliato capolista e il miracolo che deve fare è far tornare Napoli capitale. Cambiamo argomento, un turista americano in visita agli scavi di Pompei è stato bloccato e denunciato per aver tentato di estrarre un tassello in marmo dal pavimento in mosaico di una villa patrizia, quella di Fontana Piccola. È stato il personale di custodia del parco archeologico più grande d'Europa ad accorgersi del danneggiamento in corso. L'uomo, un 31enne, ha divelto un pezzettino di marmo che arricchiva il pavimento della Domus. La villa, recentemente restaurata, è tra le residenze più antiche di Pompei, risalente all'età sannitica. E ancora cultura, Reggia di Caserta, visite da record per il 2016. Il direttore Fericori non ha dubbi, sarà l'anno del boom, ma c'è ancora tanto da fare. Intanto dal portale del Palazzo Vanvitelliano si può visitare via web la mostra Terremotus. Sentiamo. Alla Reggia di Caserta chiuderemo l'anno con 650.000 visitatori. Il 2015 si è chiuso con circa 490.000 visitatori, cifra che abbiamo raggiunto 20 giorni fa. La mia stima è quindi che aumenteranno del più 30%. Lo ha detto il direttore della Reggia di Caserta, Mauro Felicori, a margine della presentazione dell'installazione virtuale creata con il Cineca di Bologna, che consente di visitare via web la mostra Terremotus, allestita appunto nella Reggia. Ma rispetto ai 7 milioni di visitatori di Versailles, ha aggiunto, siamo dei nani e dobbiamo avere l'umiltà dei nani. Migliorare fa parte di una sfida nazionale. Siamo il museo statale più social e sul lato tecnologico stiamo lavorando molto. Bisogna essere orgogliosi di quello che si sta facendo, ma siamo soltanto agli inizi. Intanto nel Palazzo Vanvitelliano c'è appunto l'esposizione Terremotus, con l'installazione virtuale che consente di visitare via web la mostra. È il progetto realizzato dal Cineca, il più importante centro di calcolo d'Italia, da oggi accessibile sul sito web del Palazzo Reale. La mostra nacque su iniziativa del gallerista napoletano Lucio Amelio, che chiamò a raccolta artisti internazionali sul terremoto dell'Irpinia del 1980. E l'esposizione, composta da 72 opere su 16 sale, è da oggi appunto visitabile anche da casa grazie al Virtual Exhibitor. Con questa iniziativa, ha concluso Felicori, la mostra si potrà vedere in tutto il mondo. È il primo di tanti prodotti che realizzeremo, ma anche un progetto pilota per le politiche del governo sui beni culturali. E adesso parliamo della morte di Tiziana, la 31enne morta suicida perché è diventata a sua insaputa, non volendolo, una diva del porno via web. L'avvocato della famiglia denuncia, sono ancora in rete i video della ragazza e dice fermate gli sciacalli che guadagnano sulla morte di Tiziana. La morte di Tiziana Cantone continua a far discutere. La giovane suicida per la pubblicazione dei suoi video hot che oggi, nonostante le inchieste giudiziarie in corso, sono ancora visibili sul web. La procura sta seguendo due filoni. Il primo è la denuncia con l'ipotesi di diffamazione contro chi avrebbe illecitamente diffuso i video hard girati da Tiziana. Il secondo è l'atto che chiede appunto la rimozione dei filmati dal web. Entrambi i procedimenti non hanno portato pressoché a nulla. A testimoniarlo c'è proprio il suicidio
l'omicidio della 31enne esasperata, distrutta, epilogo di una tragedia nella quale non sono ancora stati inquadrati i responsabili di una vicenda dalle molteplici versioni. La richiesta del sequestro dei filmini fu un mezzo buco nell'acqua. Dagli atti dell'inchiesta avviata dalla Procura di Napoli a maggio del 2015, in seguito alla denuncia presentata dalla donna, emerge che il PM Milita, titolare dell'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Zuccarelli, in un provvedimento molto articolato aveva evidenziato che il sequestro del sito appariva inutile. Ma perché? Quelle immagini erano ormai già state scaricate da numerosi utenti che le avevano pubblicate in altri siti e che quindi il blocco non sarebbe servito a impedirne la circolazione su internet. Per l'ipotesi di violazione della privacy, gli inquirenti avrebbero individuato del mancato esplicito divieto da parte di Tiziana alla diffusione dei video che lei stessa aveva inviato ad alcuni amici, un limite alla configurabilità del reato. Intanto gli inquirenti stanno scandagliando sia PC e tablet dell'ex fidanzato, che si è chiuso in casa e non ha rilasciato nessuna dichiarazione, ma sarà ascoltato il prossimo martedì dagli inquirenti. Adesso parliamo del maltempo, ancora conta dei danni e soprattutto ancora danni anche nella giornata di oggi. C'è stato lo sgombero di 4 case a Monte di Procida, che resta parzialmente isolata. Dopo il forte temporale, per il cedimento di un costone c'è stata una frana di un fronte di 30-40 metri. Sentiamo. Maltempo, ancora danni in Campania, flagellata da allagamenti e frane. 4 abitazioni sono state sgomberate ed è stata chiusa al traffico via Salita e Torre Gaveta, tra Monte di Procida e le frazioni Torre Gaveta e Fusaro di Bacoli, nell'area Flegrea, per lo smottamento avvenuto oggi dopo il forte temporale che si è abbattuto sulla zona. Il cedimento del costone ha riguardato un fronte di 30-40 metri a valle di un precedente smottamento verificatosi nel 2014 e non ancora bonificato. Sono arrivati i tecnici del comune e il sindaco pugliese, predisposta alla verifica della stabilità delle strutture ricadenti nell'area dello smottamento, che ha determinato l'allontanamento precauzionale delle famiglie. Paura anche nel giulianese, con il canale abruzzese in piena, con tutto il carico di melma e detriti al Lago Patria. Le situazioni di maggiori criticità si sono verificate nel centro storico di Pozzuoli, nei pressi del porto, dove si è allagato il sito archeologico del Macellum, noto come Tempio di Serapide, e a Bacoli tra le frazioni Cuma e Fusaro. Disagi e pericoli anche ad Ischia, tra crolli di alberi e strade allagate. L'ondata di maltempo che ha travolto ieri la Campania non ha risparmiato neanche l'Irpinia e parte del Sannio, che ha trascorso la domenica con l'incubo alluvione. Incidenti in autostrada sulla 16, il primo a Montemiletto, con una coppia di anziani che si sono ribaltati di ritorno da San Giovanni Rotondo. Nella stessa zona, in direzione Canosa, un altro incidente stradale. La vettura con 2 ragazzi napoletani a bordo si è schiantata letteralmente contro il guardrail, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ancora in azione le baby gang a Napoli nel weekend. Sabato sera sono stati fermati 6 giovani, tutti tra i 13 e i 16 anni sul lungomare. Erano armati di coltelli, denunciati. Non si ferma l'emergenza minori e puntualmente la baby gang torna a comparire nel weekend. Sabato sera, tra la zona di Chiaia, in particolare quella compresa tra il lungomare e le stradine dei Baretti, un gruppo di adolescenti incrocia un'altra comitiva di giovanissimi. Non ci vuole molto a far scoccare la scintilla, che ben presto degenera in rissa. Il faccia a faccia non sfugge a un poliziotto libero dal servizio in borghese. L'ispettore riesce a soccorrere un ragazzino 14enne che è stato rincorso dopo essere stato picchiato dal branco che si era rifugiato all'interno di una pizzeria per scampare al linciaggio. Sul posto sono arrivati gli altri agenti della polizia, un intervento tempestivo che riuscirà non solo ad evitare che la rissa abbia conseguenze ancora più drammatiche, ma soprattutto consente di bloccare 3 minorenni armati di coltello. L'arrivo della volante sul posto disperde i 2 gruppi di contendenti. Uno dei ragazzini getta in terra un coltello a farfalla della lunghezza di 14 centimetri, poi recuperato dai poliziotti. Gli agenti bloccano nel frattempo gli altri 6 giovanissimi, 2 dei quali nascondono negli slip altri coltelli della lunghezza di 22 centimetri, ed un 7° adolescente fermato lungo via Nicolò Tommaseo, sorpreso mentre stringeva ancora tra le mani un coltello. Uno dei fermati, con l'esattezza un 16enne, è stato poco dopo riconosciuto dalla vittima come uno dei suoi aggressori. Gli agenti hanno denunciato in stato di libertà 3 giovani, rispettivamente di Scampia, del Rione Luttazzi e del Mercato, perché responsabili di detenzione e porto ingiustificato di coltello. Tutti giovanissimi sono stati affidati ai rispettivi genitori.
Andiamo a Castel Volturno, che ricorda gli africani trucidati dalla camorra a distanza di 8 anni. La zona è ancora una polveriera. A lanciare l'allarme il sindaco della cittadina, che ha ricordato la strage appunto degli africani, che vennero tutti uccisi per mano della camorra. Era la sera del 18 settembre 2008 quando un comando armato davanti alla lavanderia Ob Ob Exotic Fashion di Schitella, in due operazioni distinte, uccise 6 immigrati africani. A sparare uomini del clan dei Casalesi che facevano riferimento al boss Giuseppe Setola. A distanza di 8 anni il sindaco di Castel Volturno, Dimitri Russo, ha presenziato insieme alla numerosissima comunità africana alla cerimonia in ricordo di quelle vittime innocenti. Trucidati solo perché neri, tutti incensurati e senza alcun legame con la cosiddetta mafia nigeriana, uccisi in un regolamento di conti che non gli apparteneva, ma anche per un razzismo latente sul quale la fascia tricolore del comune domiziano è tornato ad occuparsi in occasione delle celebrazioni in suffragio delle vittime. Castel Volturno è una polveriera, oggi come allora il grido d'allarme lanciato da Russo, e quello della tolleranza è un filo sottile che potrebbe spezzarsi da un momento all'altro. Insomma, in un comune di 25.000 abitanti che conta 15.000 stranieri, il percorso verso l'integrazione è ancora lungo e tortuoso, soprattutto dopo una strage che ha lasciato profonde ferite, mai del tutto rimarginate. La fascia tricolore ha anche sollecitato uno sforzo degli enti sovracomunali a fare di più, in particolare nella concessione del permesso di soggiorno. Se un immigrato irregolare qui da 15 anni ed ha figli che frequentano le nostre scuole, si è chiesto il sindaco, perché non concedergli la possibilità di diventare una persona con dei diritti a tutti gli effetti? Domande la cui risposta tarda ad arrivare. A distanza di 8 anni a Castel Volturno regna una tregua armata che può saltare da un momento all'altro. Adesso parliamo dell'agguato nel rione Don Guanella di sabato pomeriggio, in cui erano rimasti feriti madre e figlio. La donna aveva fatto da scudo a suo figlio. Ecco, è stato identificato uno degli aggressori, intanto si indaga nel mercato delle auto rubate. Ha un volto e un nome l'aggressore che sabato pomeriggio ha ferito a colpi di pistola 2 persone all'interno del rione Don Guanella. Gli investigatori del commissariato Scampia sono riusciti a ricostruire l'identità dell'uomo armato che ha sparato contro il 33enne Giuseppe Telese e sua madre Amalia Seppe di 47 anni. I due, entrambi pregiudicati, sono ricoverati in ospedale, ma le loro condizioni fortunatamente non sono gravi. Al momento del raid la donna stringeva tra le braccia il nipotino, rimasto miracolosamente illeso dai proiettili esplosi. Si diradano le nebbie su un agguato che, almeno inizialmente, si temeva fosse riconducibile alla faida di camorra in atto tra Miano, Chiaiano e il rione Don Guanella, e che vede coinvolti i clan Licciardi, Mallardolo, Russo, ma che invece si inquadrerebbe in un regolamento di conti maturato negli ambienti della piccola delinquenza locale. Gli investigatori sarebbero sulle tracce dell'uomo che ha sparato, che avrebbe ormai le ore contate. Gli agenti di Scampia hanno interrogato molte persone subito dopo il duplice ferimento e nella serata di sabato anche le 2 vittime. Non è escluso che alla base dell'agguato ci siano ruggini e vecchi rancori legati al traffico delle auto rubate. Amalia Seppe è stata soccorsa e trasportata al Cardarelli, dove oggi verrà sottoposta ad un intervento chirurgico per asportare 2 proiettili che le si sono conficcati nell'addome. Il figlio colpito di striscio è stato medicato e successivamente ascoltato dagli investigatori del commissariato Scampia. Intanto ad Avellino è in corso il Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale particolarmente importante, decisivo sull'assestamento di bilancio. Tiene ancora a banco la discussione sull'ipotesi del 100 giorni, il patto proposto da Preziosi per mantenere in vita l'amministrazione Foti. Intanto tramonta l'ipotesi di presentare in aula un documento programmatico a nome del Partito Democratico. Angelo Giuliani. 30 presenti, seduta valida al Consiglio Comunale di Avellino, chiamato ad approvare l'assestamento di bilancio. Ma in assise tiene banco ancora la questione dei 100 giorni. Il sindaco Foti ha dichiarato che prosegue l'ascolto dei gruppi consiliari e si ripromette di concludere il giro di consultazioni tra domani e dopodomani. All'esito di questi confronti, ha aggiunto, chiederò un Consiglio Comunale per rendere note le mie determinazioni e le mie proposte. Poi si consuma lo strappo all'interno dell'opposizione. Giancarlo Giordano accusa sul patto dei 100 giorni. Non c'è stata alcuna spiegazione in aula. Preziosi respinge le accuse di trasformismo arrivate proprio da Giordano e rivendica il suo ruolo nel non aver fatto cadere il sindaco, lasciando così in piedi le opportunità per la città. Il 15 settembre abbiamo avuto la possibilità di aderire o partecipare alla ripartizione dei fondi sponda. Lei avrebbe avuto la possibilità di partecipare o meno all'ottenimento dei fondi POC. Io le dico di no.
Gianluca Festa invece è scettico sull'ipotesi 100 giorni. Per i prossimi due anni gli unici soldi che l'amministrazione avrà arriveranno da delibere già approvate. I 100 giorni quindi sono inutili. Comunque vada, a decidere sui progetti strategici per la città sarà la prossima amministrazione. Andiamo a Salerno, che non rinuncia ai fuochi di San Matteo per farli. I commercianti si sono autofinanziati, ma intanto il braccio di ferro tra Comune e Curio continua. Ci racconta tutto Rossella Strianese. Quest'anno i salernitani non rinunceranno allo spettacolo pirotecnico in onore di San Matteo. Portatori e commercianti hanno deciso che se non lo fa il comune lo faranno loro e si sono costituiti in associazione per raccogliere fondi. La sola cerimonia religiosa non basta. Senza i fuochi a mare non è festa per la città di Salerno. Ma ormai anche la diatriba tra autorità religiose e istituzionali è diventata quasi una tradizione. Una telenovela che vede sempre contrapposti il sindaco e il vescovo in un perenne e la braccio di ferro che va avanti ormai da almeno 3 anni. Mercoledì sera dunque alle 22:30 l'appuntamento è al Molo Manfredi, posizione strategica per consentire a varie zone della città di godere dello spettacolo che durerà fino alla mezzanotte. I maestri fuochisti saranno a Lungomare Trieste. Intanto il vescovo Moretti non recede di un passo. La linea della curia è chiara. La statua del santo per nessuna ragione potrà entrare nell'atrio di Palazzo di Città, come invece avveniva puntualmente in passato. In più avverte che non saranno tollerate raccolte di offerte con cuscini o borse durante la processione. Il sindaco Vincenzo Napoli, da parte sua, ha già fatto sapere che alla cerimonia non ci sarà. Nel mezzo i portatori e anche i commercianti, che non vogliono rischiare di perdere l'occasione offerta dalla festa e dunque si autotassano per non far scappare i clienti e i turisti che si annunciano, anche quest'anno, davvero numerosi. Andiamo a Benevento, il nuovo sindaco Clemente Mastella è intervenuto sulla situazione economica dell'ente, ribadendo pareri forti. Dice: dal males ai debiti abbiamo ricevuto in eredità questioni assurde, roba da galera. Sono cose da galera. Questo è il commento del sindaco di Benevento Clemente Mastella alla domanda su alcune delle questioni ereditate dalla precedente amministrazione. In particolare il sindaco si è mostrato oltremodo critico sulla situazione del Malies e sulla sua gestione. Tutto ciò, secondo il primo cittadino, aumenta il rischio di dichiarare dissesto. L'assessore nostro alle finanze ha citato questa cosa, il Malies. Mai visto una cosa di questo genere, che il Malies viene affidato ad una, in project finanzi ad una società casertana, e dopodiché il comune fa la fiduzione sulla società privata. È una cosa da galera pura, cioè una cosa incredibile, o perlomeno dal punto di vista contabile incredibile. E il comune deve pagare queste cose. È ovvio che alla fine è questo, più quello, più l'MTS che va alla malo, eccetera. È ovvio quando dice ma va al dissesto, e sei costretto. Ogni mese abbiamo fantissimo di casse incredibili, cioè non ce la facciamo. Insomma, la cifra rilevante ad agosto è stata una cosa incredibile. E tenete conto, tutto quello che sto facendo ad ora con la mia amministrazione è tutto fuori dal dato contabile, cioè non solo il mio stipendio che non piglio, ma tutto il resto, cioè tutto fuori dal dato della contabilità. Un discorso, quello sui debiti e sulla situazione economica dell'ente, che di sicuro terrà banco nelle prossime settimane, visto che sul tema è arrivata anche l'interrogazione dell'ex primo cittadino di Benevento, Fausto Pepe, e del consigliere Aversano, che hanno chiesto conto della situazione dei debiti fuori bilancio. E adesso una notizia di economia, parliamo dell'ex Irisbus, del rosso, rilancia il piano. L'imprenditore incontra metà sindacato a Confindustria e smorza l'allarme. Dice: Flumeri riaprirà, e assicura, confermando gli investimenti e il progetto che rilancia la Valle Ufita. Per noi c'era sul posto Angelo Giuliani. Ex Irisbus, lo stabilimento di Flumeri riaprirà. Per dire quando, ne sapremo qualcosa in più dal tavolo programmato per il 22 settembre al Ministero dello Sviluppo Economico. Sono le rassicurazioni dell'amministratore delegato di Industria Italiana Autobus, Stefano Del Rosso, stamattina a Confindustria Avellino. Siccome ho vissuto questa vicenda negli ultimi 2 anni insieme ai ragazzi di Flumeri e mi sono compenetrato in questa vicenda, era solo venire giù e dire: lasciate perdere. Non c'è niente su Flumeri, non riguarda nulla lo spostamento, non riguarda Flumeri, non riguarda i programmi di Flumeri, e Flumeri aprirà i battenti. Del Rosso insomma ridimensiona l'allarme. Lo spostamento della riunione del 13 è dipeso solo da un problema tecnico. Gli operai irpini possono stare tranquilli. Al Mise noi daremo delle sorprese, daremo delle notizie importanti, ma soprattutto una notizia importante c'è stata, che è quella che noi abbiamo già convocato per la prossima settimana 2 tavoli diversi delle nostre RSU
per la reindustrializzazione del sito di Bologna e di Flumeri. Quindi ad oggi l'azienda già vi dice, dalla prossima settimana entreremo nella parte più essenziale di questo discorso, quindi parleremo di lavoro. Ma i sindacati restano divisi. All'appello di incontrarsi lanciato da Del Rosso hanno risposto solo CISL e FISMIC, hanno disertato invece la sede di Confindustria, CGIL e UIL. Oggi il sindacato massimalista non paga, noi siamo un sindacato partecipativo che cerca di favorire gli investimenti in Irpinia. Al MISE si parlerà del piano industriale, si entrerà nel merito di come e quando si riaprirà l'azienda, soprattutto la cosa importante che ci fa molto piacere, da quel momento in poi si aprirà la discussione su tavoli separati, si parlerà di Flumeri per le questioni che riguarda Flumeri, si parlerà di Bologna per le questioni che riguarda Bologna. 3 anni per una causa, tra personale che manca e un arretrato enorme. La giustizia è lumaca e nel Salernitano è emergenza. Vallo della Lucania è il secondo tribunale più lento d'Italia. Per il presidio salernitano un triste podio sancito dai numeri del Ministero della Giustizia che ha verificato la durata media dei processi, specialmente in materia civile. E se al primo posto figura il presidio giudiziario di Patti in Sicilia, Vallo della Lucania si classifica subito dopo. Ben 1037 giorni per smaltire le cause pendenti. In pratica 3 anni anche per una banale lite condominiale. I dati fanno riferimento all'anno giudiziario 2014-2015, ma nel frattempo la situazione non è certo migliorata. Anzi, il presidente del Tribunale Gaetano De Luca a più riprese ha sottolineato la grave carenza di personale che interessa il presidio di Vallo. Al momento però da via Renula non sono arrivate le risorse necessarie. Ma invece meglio a Salerno, che nella classifica nazionale si posiziona al 23° posto. Nocera Inferiore, altro presidio giudiziario del territorio, arriva al 19°. Fra i 140 tribunali presi in esame dai tecnici del Ministero risulta evidente il divario tra nord e sud, complice soprattutto la penuria di personale. Nel distretto salernitano c'è uno scoperto del 25%, su un organico di 238 unità infatti risultano in servizio 190 dipendenti. Rispetto all'anno scorso il capoluogo fa registrare qualche passo in avanti per la soddisfazione del presidente Giovanni Pentagallo, anche se la vera bestia nera è l'arretrato da smaltire. Un disagio, quello fotografato dal Ministero, che però a Salerno non riguarda solamente i procedimenti civili ma anche penali. Per non parlare poi dei disagi legati alle strutture, con la grande incompiuta della cittadella giudiziaria e gli spazi che mancano. Insomma, sul fronte giudiziario a Salerno c'è ancora molto da fare. E adesso parliamo del Consiglio Comunale ad Aversa. Ancora caldo l'argomento in merito alle piste ciclabili, una proposta dell'onorevole Santulli appoggiata dai consiglieri comunali. Ma ancora non c'è ancora nessuna accelerata sull'argomento. Sentiamo. Unita la minoranza in Consiglio Comunale in merito alla possibilità di accelerare i tempi per ciò che riguarda la pista di atletica leggera. Dal 2005 l'iniziativa è bloccata. La proposta dell'onorevole Santulli trova ancora dei rallentamenti. Votato l'emendamento per aspettare i dati geologici in merito alla mozione, si accende il Consiglio Comunale, ma il sindaco De Cristofaro è fiducioso che tutto avrà un lieto fine. Con l'onorevole Santulli c'è stato un confronto, anche se aspro, e anche se, voglio dire, basato su prerogative non esatte, perché si parlava di una certa cosa, invece io ne dicevo un'altra. L'onorevole Santulli sosteneva un suo progetto meritevole, tra le altre cose. Noi siamo l'amministrazione che metterà in essere questa progettualità. Con l'onorevole Santulli abbiamo sottoscritto un documento congiunto che ha messo a tacere tutte le voci, voglio dire, strumentali e non, che ci davano in conflitto. Siamo tutti interessati alla pista di atletica. Noi come amministrazione porteremo e metteremo in essere questo progetto. Noi sbalordiremo l'onorevole Santulli perché vedrà realizzato un suo sogno, che è un sogno di tutti i cittadini aversani. Valle Caudina, sempre più solido, sempre più sentito, il gemellaggio nato nel 1976 tra Montesarchio e Le Garde. Questa mattina nella cittadina sannita era presente una delegazione francese che ha incontrato il sindaco Franco Damiano e che ha poi colto l'occasione per visitare le bellezze del territorio. Per noi sul posto Giovanna Di Notte.
Le note dell'inno francese prima e quello di Mameli poi hanno dato il via all'incontro della cittadinanza di Montesarchio con una delegazione di amministratori di Lagarde, la cittadina francese gemellata con il comune caudino ormai da 40 anni, un gemellaggio sempre più forte e profondamente sentito dalle istituzioni per un'Europa sempre più unita. Una manifestazione, quella di stamattina, caratterizzata da parole di stima reciproca, gioia e scambi di doni. Inoltre i ragazzi del liceo Fermi hanno dedicato ai cugini francesi presenti in sala un momento musicale in lingua francese. Ad accogliere il gruppo in visita in Valle Caudina sono stati il presidente della città caudina Michele Napoletano, i consiglieri comunali di Palazzo San Francesco e chiaramente il padrone di casa, il primo cittadino di Montesarchio, Franco Damiano. Credo che i gemellaggi fanno bene, perché fanno capire che cos'è l'Europa, che cos'è stare insieme, e fanno anche capire le condizioni anche di vita delle nostre singole comunità e quindi migliorarle in ogni cosa, in ogni modo. Facciamo riferimento alla città di Lagarde, una città provenzale che sta in Costa Azzurra, e questa cosa ci onora e ci fortifica anche da un punto di vista di relazioni. Questo era l'ultimo servizio del nostro giornale, vi ringrazio per l'attenzione. Prima di salutarvi vi ricordo che collegandovi al portale www.8channel.tv potrete rivedere tutti i servizi del telegiornale, le nostre trasmissioni nella sezione On Demand e consultare anche comodamente lo streaming in diretta quando non potete essere davanti al televisore. Grazie per l'attenzione, buona serata.